Tutti, sono Paolo Guarnaccia, sono un ricercatore del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente dell'Università di Catania. E questo è il secondo incontro a cui sto partecipando qui al Liceo Cutelli di Catania, ma so che siamo collegati in rete con le diverse scuole che hanno aderito al progetto sul curriculum sulla sostenibilità. Devo dire che questa idea è nata nell'ambito di un convegno realizzato qui al Cutelli, mi sembra l'anno scorso, e era un convegno proprio sulla sostenibilità e con diverse scuole che avevano partecipato a quel convegno era nata, come dire, l'idea per rispondere, secondo me, a una necessità importante e impellente, che è quella quella che da parte del mondo dell'educazione e della formazione ci sia sempre più attenzione alla sostenibilità. Concetto che oggi è abbastanza inflazionato e abusato e che ormai troviamo, diciamo, anche comunicato, a volte sfiorando, il greenwashing, che sarebbe appunto un'operazione di facciata per cercare di attirare i consumatori che sempre di più sono attenti alle questioni della sostenibilità e del rispetto dell'ambiente, e che però, insomma, questo concetto va interpretato e vissuto in maniera quotidiana attraverso la definizione di quelli che sono i valori. Scusate, io sono un po' affannato perché per percorrere 2 chilometri ho impiegato mezz'ora in macchina, alla fine ho lasciato la macchina, ho preferito arrivare a piedi, quindi ho fatto un po' di corsa. Scusatemi per questo ritardo tantissimo, chiedo scusa, ma avrei voluto essere puntuale e preparare un po' meglio anche la presentazione da un punto di vista proprio organizzativo, però ce l'abbiamo fatta grazie anche al supporto della professoressa Ferreri, della professoressa Santuccio e dell'apparato tecnico del Liceo Cutelli, che ringrazio moltissimo per avere appunto organizzato, voluto organizzare con la professoressa Colella questo curriculum. Proprio per venire incontro alla necessità di occuparci di sostenibilità nella dimensione più completa, olistica, sistemica possibile, io ho voluto intitolare questa mia presentazione Le nuove frontiere della sostenibilità. Sono delle asticelle che ogni anno si alzano sempre di più, da un lato perché siamo spinti anche dai risultati della ricerca scientifica e soprattutto nei confronti del cambiamento climatico, che ormai sono incontrovertibili e che ci suggeriscono di fare qualcosa subito per evitare uno stato di catastrofe. Ecco, l'IPCC, che è l'International Panel for Climate Change, un'organizzazione delle Nazioni Unite, pochi giorni fa ha pubblicato il sesto rapporto dove si dice appunto questo, cioè dobbiamo agire subito, non c'è più possibilità ancora di perdere tempo a discutere o a dimostrare, come dire, la validità di certe assunzioni. Dobbiamo agire immediatamente e dobbiamo farlo nella direzione giusta. Ecco, questa è un po' la mia idea delle nuove frontiere. Non si può più parlare solamente degli aspetti ambientali, economici e sociali, che erano i tre paradigmi della sostenibilità, senza aggiungere una quarta dimensione, che è quella della dimensione culturale, della visione del mondo, di una visione, diciamo, filosofica che deve spingere l'uomo a rivedere la propria posizione nel sistema, nell'ecosistema, diciamo, terrestre. Quindi rivedere la propria posizione nei confronti degli altri uomini, degli animali, delle piante, delle risorse. E quindi è proprio un nuovo umanesimo che dobbiamo ricercare
dove secondo me il ruolo delle scuole, dei licei classici in particolare, diventa fondamentale. Io ho aggiornato un po' la presentazione rispetto allo scorso incontro, l'incontro della scorsa settimana, dove ho voluto aggiungere un paio di slide riguardo proprio l'aspetto più culturale della sostenibilità. Quindi scorro velocemente le prime slide che abbiamo già visto insieme, che riguardavano un po' un cambio di prospettiva sia in senso spaziale. Noi viviamo in quel puntino bianco che vedete in alto sulla destra, che è la Terra, e quindi infinitesimamente piccola rispetto all'universo in cui siamo immersi, e non possiamo non avere quell'attenzione, quell'amore, quella sensibilità, quel rispetto verso le risorse che consentono di mantenere la vita dell'uomo su questo pianeta. E poi abbiamo anche un cambio di prospettiva in senso temporale. Viviamo in un sistema infinitamente piccolo e siamo arrivati noi come uomini, praticamente, se noi paragoniamo il percorso della vita sulla Terra, questi 2 miliardi e 400 milioni di anni, a un anno solare, noi siamo arrivati come civiltà, con i Sumeri in Mesopotamia, ma anche con altre, con la nascita della civiltà nel sud-est asiatico e nell'America centrale, siamo arrivati 45 secondi prima dello scoccare della mezzanotte. Questo per farci capire come in pochissimo tempo, in 45 secondi rispetto a 365 giorni in un anno, noi abbiamo compromesso per la prima volta da quando l'uomo si è organizzato nelle società che viviamo oggi. Ecco, abbiamo compromesso la possibilità di sopravvivenza dell'uomo, soprattutto attraverso un'idea di economia, quindi della globalizzazione, un'idea di economia slegata dalle altre due, quella dell'ecologia e quella dell'etica. Quindi non possiamo pensare oggi di continuare a perseverare questi errori che abbiamo compiuto solamente negli ultimi 50 anni, dal secondo dopoguerra, dallo sviluppo economico, che però ha consentito poi di puntare soprattutto sul profitto da parte di pochi, che sono sempre di meno e sempre più potenti, rispetto ai bisogni, all'esigibilità dei diritti della maggioranza degli abitanti che vivono in questo pianeta. Quindi c'è anche un problema di disuguaglianza, c'è anche un problema di diritti civili non esigibili, di ingiustizie sociali, e molto spesso l'inquinamento e la gestione non sostenibile delle risorse è legata anche a una questione di violenza sull'uomo, di sfruttamento e di ingiustizia. Pensiamo solamente agli 800 milioni di persone che ogni sera vanno a letto senza avere mangiato, e invece a 1,5 miliardi di persone che magari non dormono perché stanno male, con malattie cronico-degenerative, perché hanno mangiato troppo e hanno mangiato male. Ecco, questa serie di... ma potremmo fare un esempio lunghissimo di quelle che sono le incongruenze, le contraddizioni che dobbiamo assolutamente analizzare e far esplodere per arrivare a un'idea di società più giusta sotto tutti e tre gli aspetti, quello economico, quello ambientale e quello sociale. Quindi uno sviluppo economico che sia nello stesso tempo sostenibile da un punto di vista ambientale ed inclusivo da un punto di vista sociale. Come dice Papa Francesco, non lasciamo nessuno indietro. Andiamo avanti verso questa trasformazione. Oggi molti la chiamano transizione, io la chiamerei conversione, perché la conversione significa un'assunzione di responsabilità e una rivoluzione della propria coscienza. Quindi dobbiamo capire che alcuni modelli di produzione e di consumo, alcuni sistemi in cui ci siamo organizzati, non sono per niente sostenibili, quindi dobbiamo andare verso sistemi sostenibili e modelli sostenibili. Essendo stato in macchina per più di mezz'ora imbottigliato nel traffico, dicevo, oggi si parla di passare dalla benzina, dal gasolio, cioè da fonti fossili, all'elettrico. Però non serve a niente se non rivediamo un attimo come è organizzato il trasporto nelle nostre città, che
che dovrebbe essere soprattutto pubblico, dovrebbe essere alimentato da fonti energetiche rinnovabili, ecco, andrebbe realizzata prima di tutto una pianificazione a livello di città, a livello di quartieri, ma anche a livello di regioni, di nazioni, una pianificazione che tenga conto degli obiettivi della sostenibilità che sono enunciati, condivisi e che fanno parte del rapporto Agenda 2030 dell'ONU, che questa agenda sottoscritta nel 2015, quindi già sono passati 8 anni, che riguarda 17 obiettivi dello sviluppo sostenibile, sottoscritta da 195 capi di Stato e che ha come obiettivo proprio il 2030. Quindi siamo, diciamo, quasi a metà strada, no? E ancora non si vedono i segnali importanti, così come la situazione ci dovrebbe fare agire, la gravità della situazione ci dovrebbe fare agire. Avevamo visto l'altro giorno che si è cominciato a parlare di sostenibilità sin dai tempi della cultura classica greca e latina, però nel mondo dell'arte vi avevo parlato di questo primo documento, questo libro di questa biologa americana Rachel Carson del 1962, del rapporto del Club di Roma sui limiti dello sviluppo del 1972, di Alex Langer, che è stato secondo me uno dei padri spirituali e pensatori della sostenibilità in Italia, ma praticamente nel numero di sabato della Repubblica, dell'inserto della Repubblica, che si chiama Robinson, ho trovato questo bellissimo articolo, Le radici verdi, il Pantheon dell'ecolettore. Da Talete a Rachel Carson, passando per Thoreau, la biblioteca essenziale dell'ambientalismo non è solo filosofia, ma anche grande letteratura. Io non so se posso allargare lo schermo, avrei voluto... Sì. No, avrei voluto leggere qualche passaggio, no, ma mi viene troppo piccolo. Però io spero che questa presentazione possa essere condivisa con tutte le scuole, però in un'ottica di work in progress, nel senso di poterla implementare, aggiungere da parte delle scuole, dei ragazzi, perché ci sono tanti spunti che io ho raccolto in circa 20 anni di attività, è sempre la stessa presentazione che però man mano viene implementata rispetto agli stimoli, anche ai fenomeni, agli eventi, alle attualità. Per cui, ecco, vi pregherei, rispetto a questo tema del ricostruire le radici, la storia, oggi si dice timeline della sostenibilità, poter aggiungere questi contributi che vengono dal mondo della letteratura e degli studi classici. È molto interessante, mi dispiace moltissimo, però diciamo già che io non ci vedo molto. Bravissimi, la professoressa Sanduccio, eccezionale, aspetta, con due dita, giusto? No? Me lo abbassi un po'. No, già così leggo. No, già così leggo, sembra... Ecco, allora vi leggo qualche passo, perché secondo me è veramente stimolante. L'acqua, diceva Talete, è piena di dèi, e viene da invocarli gli dèi a vedere la siccità dei nostri fiumi. Anassimene, invece, pensava che l'essere di ogni cosa dipendesse dall'aria. Come dargli torto se è la composizione dell'atmosfera a determinare il clima globale e la vita sul pianeta? Certo, non erano ambientalisti i presocratici, almeno non nel senso che intendiamo oggi. Per loro la natura non era da proteggere o da salvare. C'era e basta. E la natura eravamo noi, insieme agli animali, agli alberi, ai fiumi, al mare, alle vette, agli atomi, alle stelle, all'acqua, aria, terra, fuoco e le divinità, maiuscole e minuscole, che abitavano il reale. Anche l'amore e la guerra per loro era natura. E non è un caso che ogni volta che quei sapienti volevano parlare un po' di tutto, scrivessero poemi intitolati semplicemente Peri Fiseos, sulla natura.
Da allora la natura delle cose non è cambiata tanto. Sono cambiate però le cose che chiamiamo natura e sono diventate sempre più fragili e minacciate. La natura, oggi la chiamiamo ambiente. Sentiamo che è importante, ma è difficile farcene un'idea. Ambiente, infatti, evoca tante cose, dai rifiuti agli ecosistemi, dai ghiacciai al cemento, dall'atomica e altre bombe al nucleare e altre fonti di energia. È una selva intricata, ma ci sono autori e autrici che per primi vi si sono avventurati e che ci guidano quando proviamo ad attraversarla. In questo articolo li organizziamo in un piccolo pantheon, una biblioteca essenziale da cui ognuno potrà proseguire per i sentieri che vorrà. Cominciamo con le radici, saltate quelle profonde, dai presocratici ai romantici, passando per il mondo animato dei rinascimentali, partiamo da Darwin. È lui che ci mostra che l'ambiente e la vita sono una cosa sola e che alla lunga siamo tutti imparentati. Le sue opere sulle evoluzioni sono fondamentali, ma il libro consigliato è Viaggio di un naturalista intorno al mondo, che racconta l'avventura sul Beagle alla volta del Pacifico e di una teoria rivoluzionaria. Se le radici sono europee, è in America che fioriscono i classici. È lì infatti che si afferma il culto e la fissazione della wilderness, la natura selvaggia. Uno dei primi a farsene profeta è Henry David Thoreau, filosofo e scrittore, agrimensore, cercatore di mirtilli, pacifista e vagabondo. Walden, Vita nei boschi, diario di 2 anni in una capanna sulle sponde di un laghetto del New England, è la Bibbia degli ambientalisti. Il secondo classico è John Muir. Come Thoreau, vagabondo, ma anche ingegnere, inventore, mistico e compagno di scalate di Theodore Roosevelt. A lui, che era scozzese, l'America deve la sua ricchezza più iconica, i grandi parchi nazionali. Sono famosissime le fotografie di John Muir del Yosemite Park in California, di queste montagne, questo granito incredibile, è lui che con la vendita di queste fotografie finanziò la nascita di un movimento, di un'associazione ambientalista, Sierra Club, che è una delle associazioni ambientaliste più importanti in America. Come Thoreau, vagabondo, ma anche ingegnere, inventore, mistico e compagno di scuola, a lui che era scozzese l'America era. Allora, di Muir consigliamo Le montagne mi chiamano, meditazioni sulla natura selvaggia e La prima estate sulla sierra, che ci fa immergere nella scoperta di una natura avvolgente e potente e severa, eppure già ferita. Altro protagonista è Aldo Leopold, ecologo, forestale, professore e cacciatore, fu pioniere dell'etica della terra e grande osservatore. Il suo almanacco di una contea di sabbia, Pensare come una montagna, e Sandy County Almanac, segue le stagioni dalle terre asciutte del Wisconsin in un rincorrersi di tracce di animali, pensieri attorno al fuoco, neve, sole, storie scritte negli anelli degli alberi e negli anellini che identificano gli uccelli. Pieno di nature, sì, al plurale, e umanità, è un libro leggendario. Per finire, l'immensa Rachel Carson, quella di cui abbiamo parlato prima, delicata, geniale, biologa, marina, denunciò le multinazionali della chimica e fu ostracizzata fino all'ultimo in quanto donna, non madre, single e scienziata. La sua primavera silenziosa è una primavera senza uccelli, avvelenati dai pesticidi, è un canto d'amore verso la scienza e la natura, a patto che non si facciano la guerra. Ecco, le due cose possono coesistere, no? Non è che quando si parla di ambiente non bisogna accettare che si parli di un ritorno al passato. Semmai di retroinnovazione, cioè guardiamo al passato, quindi uno sguardo al passato, però per progettare un futuro più sostenibile. Ecco, non c'è un contrasto. Abbiamo bisogno di ricerca, di scienze, di nuove tecnologie, però che siano rispettose del principio e dei valori della sostenibilità. Quindi non c'è nessuna. I nuovi lavori saranno legati, la nuova occupazione sarà legata alla chimica verde, all'agricoltura biologica, alla bioarchitettura, alla mobilità sostenibile, eccetera, 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 al tessile sostenibile. Ogni giorno ci accorgiamo di quante stupidaggini, quanti errori abbiamo commesso negli ultimi 50 anni. Per esempio con le fibre sintetiche che poi dalle nostre lavatrici finiscono a mare, se le mangiano i pesci e poi ce le mangiamo noi, già siamo pieni
di, non so se avete visto questa puntata di Report 2 settimane fa, se non sbaglio, anzi era, non era Report, ma era Presa Diretta, il lunedì sera, proprio un'indagine giornalistica d'inchiesta sulla presenza di microplastica in tutto quello che noi mangiamo e beviamo ogni giorno, che sono anche causa di tumori. E quando invece si poteva fare un tessile sostenibile con il cotone, con la lana. Oggi la lana in Sicilia è un rifiuto speciale. Gli allevatori la bruciano commettendo un reato penale, perché non si possono bruciare i rifiuti. Non c'è nessuno che la raccoglie, che la lava, che la pettina, che la carda e che ne fa, materia prima per una filiera tessile, così come non c'è più cotone, non c'è più canapa, non c'è più lino, non c'è più seta, tutte produzioni che, voglio dire, rendevano la Sicilia un mosaico di bellezza insieme a tutte le altre produzioni, una terra, voglio dire, piena di opportunità, piena di risorse, piena di tradizioni, piena di conoscenze rispetto al mondo dell'agricoltura e dell'alimentazione. La sua primavera silenziosa, ecco, sì, questo l'abbiamo detto. L'America, si sa, è sempre avanti, e per capirlo c'è Americana Verde, curata da Anna Re, ma anche noi abbiamo i nostri classici. Sono Antonio Cederna, archeologo e giornalista, che denunciò speculazioni e scempi, di cui vanno letti i vandali in casa e la distruzione della natura in Italia. E poi Giorgio Nebbia, chimico e studioso di merci e risorse. La sua raccolta, La terra brucia, per una critica ecologica al capitalismo, dovrebbe essere una lettura obbligatoria. Per tutti, anche da noi però, immensa, fu una donna, non madre, single e scienziata, Laura Conti. Io me la ricordo benissimo. Staffetta partigiana, medico, parlamentare, educatrice, attivista, fu testimone del disastro di Seveso, cui dedicò un romanzo. Seveso, si incendiò una fabbrica chimica e che inquinò, no, proprio un territorio vastissimo. Qui dedico un romanzo, Una lepre con la faccia di bambina, è un reportage visti da Seveso. Ecco, io penso che le scuole dovrebbero nelle proprie biblioteche creare una sezione dedicata alla sostenibilità e acquistare questi libri e leggerli, discuterli e trovarne altri e non continuare questo. Ecco, già qui potremmo avere un primo catalogo, no? Però per esempio hanno saltato tutta la parte dei presocratici, dei romantici e dei rinascimentali, anche lì, voglio dire, ci vorrebbe qualche approfondimento, secondo me. Quindi andiamo avanti. Libri che parlano di aborto, marginalità, insabbiamenti, sono pietre miliari di un'ecologia politica narrata e vissuta, più che mai dal corpo delle donne. Per finire, Un amico fragile, classico involontario, è indimenticabile, Alex Langer, alto tesino, fu pacifista, ambientalista, attivista per i diritti umani, le convivenze, le differenze. Più che un'opera dovremmo conoscerne le idee e sapere chi è stato. Perciò raccomandiamo Alex Langer, Una buona politica per riparare il mondo. Bellissima questa idea di riparare, no? Riparare, ricucire, no? Questa R che torna in tante parole, rigenerazione, riconversione, riciclo, restauro. Ecco, questa idea di un approccio circolare che noi abbiamo il dovere di applicare a qualsiasi attività noi svolgiamo. Un approccio circolare che ci ricorda l'economia circolare, quindi l'idea di una società zero waste, dove non è più possibile pensare che alla fine di un processo, alla fine dell'utilizzo di un prodotto, noi possiamo pensare in maniera stupida e ignorante di potercene disfare buttandolo in discarica o peggio ancora bruciandolo in un inceneritore. E questa è una cosa che a me fa una rabbia terribile, anche perché ho speso 6 anni della mia vita a contrastare la costruzione di un inceneritore nella Valle del Simeto, all'interno di un'area protetta, su una strada che era una strada costruita dai romani, che collegava la piana di Catania con Centuripe. Ecco, volevano realizzare una mega discarica e un mega inceneritore. C'è stata un'attività enorme da parte della comunità che si è riunita, comunità minacciata, comunità rafforzata,
Ecco, a me sembra che oggi ci abbiano anestetizzato, che non ci sia più quella capacità di vergognarsi e di arrabbiarsi, no? Con una rabbia razionale, non violenta, ma una rabbia razionale che si chiama indignazione. Quindi dobbiamo avere questa capacità, come diceva Sant'Agostino, di mettere insieme la rabbia e il coraggio. La dea che si chiamava Speranza aveva due figli, la rabbia e il coraggio. Quindi dobbiamo avere la capacità, questa sensibilità, questa capacità di indignarci e avere anche il coraggio di essere attivi, di essere comunità attiva, di essere cittadini, studenti attivi. E io aggiungerei a queste due parole della rabbia e del coraggio anche un'altra parola che Papa Francesco, oppure quello di prima, non sono molto così, però adoro Papa Francesco, ha detto a un incontro dei giovani in Canada, dice dovete avere la memoria. Ecco, secondo me la memoria è un'altra cosa fondamentale a proposito di retroinnovazione. Cioè non possiamo ripartire da zero, dobbiamo partire da quella che è la nostra storia, la nostra identità, la nostra cultura, per poterci confrontare in un mondo sì globalizzato, ma non la globalizzazione dei trasporti o dei prodotti ottenuti a basso prezzo e sfruttando l'ambiente e le persone, ma una globalizzazione dei saperi, dei sapori, della solidarietà, dell'accoglienza, dell'informazione, di un turismo sostenibile. Questo sì, no? Quindi dobbiamo essere noi, ognuno nel proprio territorio, legato al proprio territorio. Ecco, dobbiamo ripartire dal territorio, perché è dal territorio che noi poi possiamo avere quell'ambito in cui progettare la sostenibilità. Prego, c'è una domanda? No? Ok, quindi vado avanti, vorrei concludere, però a questo punto mi piace leggerlo tutto. Questi nostri classici, per gli altri ci limitiamo a qualche suggerimento, ad esempio per chi vuole sapere come nascono e ramificano le ingiustizie ambientali, Edoardo Galeano, Le vene aperte dell'America Latina e dall'Africa, La voce di un martire della lotta contro le multinazionali del petrolio, Ken Saro Wiwa, Un mese e un giorno, Storia del mio assassinio, da leggere insieme a Cuore di tenebra di Conrad. Ecco, voglio dire, un'altra cosa che noi ci dovremmo occupare come mondo dell'educazione è quello di andare a studiare la vita di questi martiri, cioè ragazzi, persone che hanno dedicato proprio la propria vita, sacrificando la propria vita per delle battaglie ambientali. Ecco, secondo me questo ci può consentire di recuperare quella capacità di arrabbiarsi, perché se c'è qualcuno che ha dedicato la vita vuol dire che quei temi erano veramente importanti per lui e per la propria comunità, e non possiamo fare finta che certe cose non siano successe. Ecco, questo atteggiamento proprio di curiosità e di ascolto per vedere anche chi nel mondo ha avuto quella rabbia e quel coraggio così forte che poi ha dedicato anche la propria vita. Per chi ama storie di boschi, animali, api, montagne, c'è Rigoni Stern, praticamente tutto. Per chi vuole una speranza possibile, L'uomo che piantava gli alberi di Jean Gonod. Per chi cerca l'anima del mondo, Squarciata e luminosa, Anna Maria Ortese, Corpo celeste. Per chi desidera il brivido dell'Apocalisse e non si accontenta dei report dell'IPCC, tre titoli: La strada di Cormac McCarthy, Un padre e un figlio in un mondo devastato, Bruno Arpaia, Qualcosa là fuori, storia di uno scienziato che finisce profugo climatico in Scandinavia, e L'isola dei fucili di Amitav Ghosh, in cui una Venezia multietnica, battuta da uragani e divorata dalle teredini, molluschi xilofagi che si mangiano il legno, annientatori di flotte, dialoga con un'altra laguna, quella del Sundarbans in India. Per Spinoza, Dio e la natura, con sfumature diverse, concordano Francesco, Papa Francesco, che nella Laudato Si invoca la cura del creato in nome di un'ecologia integrale fatta di ambiente, società ed economia. Il Dalai Lama, per cui il buddismo e ambientalismo e la compassione verso ogni creatura è la chiave di volta della realtà. Amiamo il pianeta. E Seyed Hossein Nasr, che legge nel Corano il rispetto del pianeta, la crisi spirituale dell'uomo moderno. Si ferma qui la nostra passeggiata nel bosco sacro dei libri verdi. E a proposito, bosco, non era una metafora. Che cos'è infatti una biblioteca se non una selva di alberi diversamente verdi? Insomma, ho voluto veramente, quando ho visto questo articolo, che poi era insieme anche a questo articolo su Amitav Ghosh, che è stato citato, che su TikTok ha tenuto una,
una conferenza con dei giovani ambientalisti italiani, ho voluto, come dire, portarlo qui oggi proprio per farvelo conoscere. Questa è una serie di libri che insieme a Michele Blandino, che è un professore del liceo classico, ed è presente, lo saluto tantissimo per il contributo importantissimo di stimoli, ma anche di confronti, molte volte su WhatsApp, che stiamo avendo per cercare di ricostruire questa timeline della cultura della sostenibilità. Ecco, questi sono alcuni libri che lui ha già comprato e stiamo, voglio dire, lavorando insieme e collaborando veramente in maniera molto attiva su questo tema, ma naturalmente abbiamo bisogno dell'approccio di tutti, e vi devo dire che questa idea del noi, di un'intelligenza collettiva che raccoglie stimoli, esperienze, come dire, desideri di tutti quelli che si vogliono impegnare in questa direzione. Se poi questo progetto è come sta diventando di livello nazionale, possiamo veramente creare qualcosa di importante. Prima nel mondo della scuola e poi attraverso quello che riusciamo a mettere a fuoco, che riusciamo anche a scrivere, a comunicare, questo può diventare veramente, possono diventare dei semi che germinando possono realizzare un cambiamento molto forte. Se non c'è una condivisione alla base in un progetto, molte volte questo progetto si arena o i partecipanti a quel progetto confliggono tra di loro. Se invece c'è questa voglia di ognuno nel proprio ambito, no? Personale, scolastico, della classe, può in questo momento, anche grazie al digitale che ci viene incontro, che ci permette di comunicare, di essere in rete, è meraviglioso oggi pensare che io sto parlando a diverse scuole, magari anche a centinaia o a migliaia di chilometri di distanza. È bellissimo, è meraviglioso, cioè siamo tutti uniti in un progetto, dobbiamo condividere un momento di analisi, ma questa già esiste, dobbiamo condividere soprattutto una strategia. La strategia è fatta di obiettivi, di valori, di azioni e di indicatori, soprattutto perché in un progetto se mancano gli indicatori non puoi avere quel feedback necessario che serve per migliorare il progetto, implementarlo man mano. Queste sono già immagini che abbiamo visto la volta scorsa. Vi ricordo appunto dell'importanza di affrontare questi temi delle emissioni di gas serra, del riscaldamento del pianeta e del cambiamento climatico, perché da questo dipende la possibilità di riportare il nostro sistema in cui viviamo in un'ottica di sicurezza e giustizia. Safe and just, sicuro e giusto. Sicuro da un punto di vista ambientale, giusto da un punto di vista sociale. È l'unico posto in cui possiamo realizzare uno sviluppo economico. Questo è un autore, Rockström, dello Stockholm Institute, è uno degli istituti che si occupa di sostenibilità più importanti a livello mondiale, che ha messo insieme quali sono quelli che lui chiama i planetary boundaries, cioè i limiti dell'ambiente. Climate change, per primo, la disponibilità di acqua fresca, di acqua potabile, i cicli dell'azoto e del fosforo, dove l'agricoltura purtroppo gioca un ruolo molto impattante, l'agricoltura industrializzata, l'agricoltura ad alti input, quella che facciamo da 50 anni, per intenderci, l'acidificazione degli oceani, l'inquinamento chimico, la formazione di aerosol, il buco dell'ozono, la perdita della biodiversità e il cambiamento d'uso del suolo. Altri due ambiti, quello della biodiversità e della deforestazione, della desertificazione, in cui l'agricoltura ha enormi responsabilità. In pratica l'agricoltura è vittima oggi del cambiamento climatico, ma è stata anche la causa del cambiamento climatico, con una grossissima percentuale di gas serra
e che sono legati, la cui emissione è legata al sistema agroalimentare che oggi che oggi abbiamo realizzato e che stiamo vivendo. Però, ecco, questa cosa può fare paura, già in molti di questi ambiti abbiamo sforato questo nostro environmental ceiling, cioè questo soffitto della nostra casa comune, come la chiama Papa Francesco, e abbiamo delle falle enormi, abbiamo dei buchi da riparare. Vedete, questo cerchio rappresenta questo spazio sicuro per l'umanità, dove l'umanità può operare. Poi abbiamo all'esterno il nostro environmental ceiling formato da questi 9 limiti ambientali. Però l'ONU ha messo a punto anche una questione legata ai diritti sociali. Ecco, l'uomo, ogni uomo, ogni abitante della Terra, siamo ormai 8 miliardi, ha diritto ad avere cibo, ha diritto ad avere acqua, ha diritto ad avere un reddito, un'educazione, ha diritto ad essere resiliente, quindi alla capacità di adattarsi ai cambiamenti, ha diritto alla voce, all'espressione, ad avere un lavoro, ad avere un'energia che serva ai suoi fabbisogni. Pensate all'energia per cucinare, per esempio, no? O per riscaldarsi. Ha diritto a un'eguaglianza sia sociale che di genere e ha diritto alla salute. Ecco, questi 11 temi sono importantissimi. E allora vi devo dire che una donna che si chiama Kate Raworth, nel 2011 ha messo insieme quei 2 grafici con un'idea brillante, perché poi il grafico, la restituzione, diciamo con un'immagine, consente di memorizzare, consente di come dire, organizzare mentalmente, no? È proprio una mappa logica. Mi ricordo che a scuola si facevano queste mappe logiche. Secondo me questa è una mappa. Quindi fuori abbiamo il nostro soffitto, quindi nella nostra casa abbiamo un soffitto, che è quello lì, il nostro pavimento. Cosa rimane? Qual è lo spazio? Vedete, è molto più piccolo, perché non possiamo andare avanti non rispettando le altre persone. E quindi si crea un donut, infatti si chiama l'economia del donut, donut economy. Questa Raworth insegna, mi pare a Cambridge, è un economista, e ha messo insieme queste cose. Vedete, non c'è più uno spazio solamente safe, sicuro, ma si sta parlando di uno spazio safe and just, quindi sicuro e giusto per tutti, per l'umanità, dove sviluppare un'economia che sia allo stesso tempo inclusiva e sostenibile. Quindi vedete, abbiamo messo insieme i 3 paradigmi della sostenibilità, però con una visione del mondo, con una dimensione culturale che è trasversale agli altri ambiti, e che deve tenere conto del contesto in cui viviamo. È bellissimo. Sì, ma se voi vedete questo video, mi scusi, secondo lei se lancio un video si sente anche l'audio? Possiamo provare, è un video di YouTube. Questo a proposito dell'implementazione che dobbiamo fare, perché poi oggi se non riusciamo a ragionare in questi termini, salto gli annunci, però non devo dire che non si sente. Scusate, non abbiamo fatto le prove per colpa mia, perché ho ritardato quei minuti necessari. Però comunque lo avrete a disposizione. E naturalmente questo è del 2011, ma possiamo... Possiamo farlo anche la prossima volta, Perché veramente dura 15 minuti, ma è illuminante, illuminante. Sì, abbiamo
abbiamo veramente gli ultimi 5 minuti, per cui direi che la prossima volta, comunque io questa ve la lascio, quindi ricordati, è la diapositiva del donut e c'è il link, perché poi alla fine si vede che attorno a questo tavolo che rappresenta questa immagine, c'è un'immagine dove una famiglia è seduta attorno a questo tavolo rotondo con i limiti ambientali e i diritti sociali, e quindi dice ogni famiglia, ogni persona deve, nella scelta che fa quando fa la spesa, quando decide di fare un viaggio, quando decide di ristrutturare la casa, deve tenere conto di quei limiti ambientali e di quei diritti sociali. Quindi non acquistare per esempio un prodotto, un pomodoro, no? Anche se biologico, che però è stato realizzato, è stato prodotto utilizzando la manodopera extra, di ragazzi extracomunitari, del lavoro nero, del caporalato. Ecco, quella è una responsabilità. Noi che acquistiamo abbiamo potere più grosso di qualsiasi multinazionale nel mondo, che magari ha anche altri interessi in questo momento, di perseverare nella conquista del profitto sempre maggiore, a scapito dell'ambiente e delle persone. Allora, noi abbiamo un potere, cioè ogni volta che acquistiamo qualcosa possiamo decidere se sostenere l'economia locale, una cooperativa di giovani, una cooperativa di ragazzi migranti, piuttosto che la grande multinazionale che magari produce qualcosa che non ci fa neanche stare bene. Ecco, quindi. E poi c'è un'altra immagine dove ci sono le imprese attorno a questo tavolo che decidono come indirizzare il loro modello produttivo, il loro obiettivo di impresa, il loro obiettivo economico, sempre tenendo conto dei limiti ambientali e delle questioni sociali. E poi c'è un tavolo più grande dove ci sono le istituzioni, no? I capi di Stato, l'ONU, sempre attorno a questo tavolo che però diventa enorme. Prima era un tavolino, quello della famiglia, un tavolo più grande per le imprese, che era tipo un tavolo delle sale riunioni, e poi c'è questo tavolo grandissimo, come si vede, no? Nelle riunioni dove vediamo appunto le grandi istituzioni a livello mondiale che ragionano in termini di sostenibilità economica, sociale e ambientale. Ecco, io ci mancano 3 minuti, diciamo concluderei qui questa conversazione. Mi dispiace che non è molto facile interagire in questo sistema di collegamento online, però io penso che nell'ambito di questo curriculum poi saranno previsti dei momenti magari estivi. Lascio la parola alla professoressa Santuccio anche per lanciare questa idea di avere anche un momento di scambio in presenza per conoscerci meglio tutti. Allora, in questo momento noi stiamo lavorando per trovare appunto una modalità di interazione che sia, speriamo anche in presenza, perché sicuramente è fattibile condividere questi argomenti online, però stare in presenza e poter discutere anche con le altre scuole, con gli altri, con i ragazzi soprattutto, perché poi la parte attiva sono loro, quindi stiamo cercando di lavorare anche in un'ottica appunto del prossimo anno per poter essere, per poterci incontrare proprio in presenza. Sicuramente noi continueremo le lezioni con il professore Guarnaccia e quindi invieremo alle scuole la comunicazione per la ulteriore lezione online. Tutto il materiale che il professore ha presentato sarà inserito, sarà condiviso con le scuole. E noi facciamo gli auguri intanto di buona Pasqua a tutti i colleghi, a tutti i dirigenti che ovviamente sono presenti, ai ragazzi, e a presto, insomma, ci incontreremo attraverso insomma, la condivisione su Meet, no? Non so, su altri canali. Grazie professore, grazie ragazzi, grazie a tutti, e a presto, tanti auguri di buona Pasqua.